un momentaccio per la cultura, però in questa settimana qua la cultura come se piovesse proprio per le strade di Polignano, veramente, cioè, si trova cultura ad ogni angolo delle strade, veramente molto bello, molto promettente riuscire a intercettare nel flusso che si trova qui questa notte a Polignano, sotto l'arco del Marchesale qui a Polignano, flusso di persone che fa ben sperare sto dicendo cazzate, insomma, non lo so perché parlo a volte, sto cercando di dire delle cose, se mi aiutate grazie, gente che è veramente molto ospitale qui a Polignano, che se tu ti trovi nella merda loro ti aiutano, infatti. Dove sta andando? Prego? Dove sta andando? No, guardi, non ho intenzione di fare un'intervista, la ringrazio. No, me la faccia lei allora. Bella questa idea. Questa è un'idea bellissima. Allora, se uno non vuole essere intervistato, allora fammi tu l'intervista. No, cioè a me non c'hanno voglia di intervistare la gente. È perché la gente ti vede con sta telecamerina, la gente mi vede con sta telecamerina qua, puntata così a pochi centimetri dal mio, posso dire, promettente naso, e dice no, non è possibile che quello mi faccia un'intervista seria. Signora, mi scusi, signora, posso fare una domanda velocemente? Lei ha il programma in mano? Sì. Di importante stasera, dico, fra gli ospiti, chi c'era? Guardi, c'era Rodotà, c'era Stefano Rodotà. Lei è venuto per Rodotà qui? Non soltanto. È salito sul palco, che ha detto? Che ha detto Rodotà? Ha parlato soprattutto del suo libro e dei diritti. Del diritto dei diritti. Dell'importanza degli articoli della Costituzione. Quindi ci ha invitati, ha invitato tutti a leggere meglio la nostra Costituzione. Ma è stato emozionante l'incontro con Rodotà? A lei l'ha emozionata? Pochissimo. Sinceramente ho sentito molto poco. Non l'ha seguito, diciamo? No, sono arrivata a te. Sono tutti suoi questi? No, assolutamente. Dio ce ne scappa, ragazzi, proprio vi ha rifiutati, eh? Non so che gli avete fatto.